Dal libro del profeta Isaia. In quel giorno un germoglio spunterà dal tronco di Jesse, un virgulto germoglierà dalle sue radici. Su di lui si poserà lo spirito del Signore, spirito di sapienza e di intelligenza, spirito di consiglio e di fortezza, spirito di conoscenza e di timore del Signore. Si compiacerà del timore del Signore, non giudicherà secondo le apparenze e non prenderà decisioni per sentito dire, ma giudicherà con giustizia i miseri e prenderà decisioni eque per gli umili sulla terra. Percuoterà il violento con la verga della sua bocca, con il soffio delle sue labbra ucciderà l'empio. La giustizia sarà fascia dei suoi lombi e la fedeltà cintura dei suoi fianchi. Il lupo dimorerà insieme con l'agnello, il leopardo si sdraierà accanto al capretto, il vitello e il leoncello pascoleranno insieme e un piccolo fanciullo li guiderà. La mucca e l'orsa pascoleranno insieme, i loro piccoli si sdraieranno insieme. Il leone si ciberà di paglia come il bue, il lattante si trastullerà sulla buca della vipera, il bambino metterà la mano nel covo del serpente velenoso. Non agiranno più iniquamente, né saccheggeranno in tutto il mio santo monte, perché la conoscenza del Signore riempirà la terra come le acque ricoprono il mare. In quel giorno avverrà che la radice di esse si leverà a vessillo per i popoli. Le nazioni la cercheranno con ansia. La sua dimora sarà gloriosa. Parola di Dio. Vieni, Signore, Re di giustizia e di pace. Vieni, Signore, Re di giustizia e di pace. O Dio, affida al Re il tuo diritto, al figlio di Re la tua giustizia. Egli giudichi il tuo popolo secondo giustizia e i tuoi poveri secondo il diritto. Vieni, Signore, Re di giustizia e di pace. Nei suoi giorni fiorisca il giusto e abbondi la pace, finché non si spenga la luna e domini da mare a mare, dal fiume sino ai confini della terra. Vieni, Signore, Re di giustizia e di pace, perché egli libererà il misero che invoca e il povero che non trova aiuto. Abbia pietà del debole e del misero, e salvi la vita dei miseri. Vieni, Signore, Re di giustizia e di pace. Il suo nome duri in eterno, davanti al sole germogli il suo nome. In lui siano benedette tutte le stirpi della terra e tutte le genti lo dicano beato. Vieni, Signore, Re di giustizia e di pace.
dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, tutto ciò che è stato scritto prima di noi è stato scritto per nostra istruzione, perché in virtù della perseveranza e della consolazione che provengono dalle Scritture, teniamo viva la speranza. E il Dio della perseveranza e della consolazione vi conceda di avere gli uni verso gli altri gli stessi sentimenti, sull'esempio di Cristo Gesù, perché è con un solo animo e una voce sola rendiate gloria a Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo. Accoglietevi perciò gli uni e gli altri, come anche Cristo accolse voi, per la gloria di Dio. Dico infatti che Cristo è diventato servitore dei circoncisi per mostrare la fedeltà di Dio nel compiere le promesse dei padri. Le genti invece glorificano Dio per la sua misericordia, come sta scritto: per questo ti loderò fra le genti e canterò inni al tuo nome. Parola di Dio. Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri, ogni uomo vedrà la salvezza di Dio. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quei giorni venne Giovanni il Battista e predicava nel deserto della Giudea, dicendo: convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino. Egli infatti è colui del quale aveva parlato il profeta Isaia quando disse: voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. E lui, Giovanni, portava un vestito di peli di cammello e una cintura di pelle attorno ai fianchi. Il suo cibo erano cavallette e miele selvatico. Allora Gerusalemme, tutta la Giudea e tutta la zona lungo il Giordano accorrevano a lui e si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Vedendo molti farisei e sadducei venire al suo battesimo, disse loro: razza di vipere, chi vi ha fatto credere di poter fuggire all'ira imminente? Fate dunque un frutto degno della conversione e non crediate di poter dire dentro di voi: abbiamo Abramo per padre. Perché io vi dico che queste pietre Dio può far suscitare figli di Abramo. Già la scure è posta alla radice degli alberi. Perciò ogni albero che non dà buon frutto viene tagliato e gettato nel fuoco. Io vi battezzo nell'acqua per la conversione, ma colui che viene dopo di me è più forte di me e io non sono degno di portargli i sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano la pala e pulirà la sua aia e raccoglierà il suo frumento nel granaio, ma brucerà la paglia con fuoco inestinguibile.
Parola del Signore. Carissimi, abbiamo sentito due profezie da due profeti, Isaia e Giovanni il Battista. Isaia ci parla della profezia del discendente di Davide. Verrà un discendente di Davide nel cui nome, nel cui regno sarà stabilita la pace su tutta la terra, ma non solo la pace nel senso della mancanza di guerra, sarebbe già tanto ai nostri giorni e sempre nella storia purtroppo, anche la pace nella natura, la pace tra l'uomo e gli animali, tra gli animali e gli animali. Da sempre ci sono animali che cacciano e animali che vengono cacciati. Pensate un vitellino e un cucciolo d'orso che dormono insieme, senza nessuna preoccupazione, o a un bambino che gioca sulla tana della vipera. Tutte cose molto lontane dalla nostra esperienza, per cui appena intravediamo e siamo fuori nella natura qualche pericolo, mettiamo subito in guardia noi stessi e i nostri figli. Ci promette che, dunque, intanto il discendente di Davide lo si può chiamare anche il Messia, il Messia, cioè l'unto e il consacrato del Signore. Non è un titolo che spetti solo al Messia, il titolo di Messia, perché consacrati del Signore erano anche i sacerdoti, erano anche i profeti, però diciamo il consacrato per eccellenza. Dono del Messia sarà dunque la pace. E San Paolo dice proprio così di Gesù, egli è la nostra pace, una pace che il mondo non ha conosciuto, una pace che il mondo non può dare. Infatti Gesù dice ai suoi discepoli, prima di lasciarli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, e noi lo ripetiamo sempre in ogni Eucaristia. Poi aggiunge, non come la dà il mondo, io la do a voi. Una pace che è riconciliazione profonda degli uomini e della creazione. Possiamo dire che in Gesù questa profezia si sia avverata? No, il Messia è venuto, però il mondo è ancora in guerra, dalla natura abbiamo ancora tanto da temere, e più che agli animali, ai nostri giorni, pensiamo ai maremoti, alle frane, ai terremoti, ci sono tante cose nella natura che ci preoccupano, ci spaventano. Bene, il Signore è, diciamo, la prima parte dell'adempimento delle promesse di Dio. Il Signore ha posto nel mondo con la sua venuta il seme del suo regno. Questo regno deve crescere fino alla fine dei tempi. Questo regno, appunto, è tra di noi, è stato inaugurato da Gesù, ma non è stato ancora compiutamente realizzato, così da poter essere riconsegnato a Dio. Voi direte, non ci basta leggere il Vangelo, perché dobbiamo leggere anche Isaia? Vorrei sottolineare quello che dice oggi la lettura di Paolo. Tutto ciò che è stato scritto prima di noi è stato scritto per nostra istruzione, e Paolo pensava soprattutto ai profeti, e i Vangeli non c'erano ancora quando scriveva lui, perché in virtù della consolazione che proviene dalle scritture teniamo viva la nostra speranza. Bellissimo questo passo. Tutto è stato scritto per la nostra istruzione, perché in virtù della consolazione delle scritture teniamo viva la nostra speranza. Ci consola questa parola di una pace a cui tutti gli uomini aspirano, di cui la creazione stessa è in attesa. Infatti lo stesso Paolo dice altrove che la creazione fino ad oggi geme come
nelle doglie del parto, attendendo lei stessa la piena redenzione dei figli di Dio. Anche la creazione è in attesa che si manifesti il regno di Dio, non solo gli uomini. Però gli uomini collaborano, possono collaborare alla venuta del regno, possono collaborare con la loro vita. Su questo ritorno in conclusione. La profezia di Giovanni il Battista. Giovanni il Battista è un profeta speciale, perché è l'ultimo ed è il più grande. È il profeta che ha avuto il privilegio non solo di indicare colui che sarebbe venuto con le sue parole, ma di mostrare con la sua mano, con il suo dito, quello che è venuto. Fateci caso dove ci sono dei quadri antichi di Giovanni Battista, noi non ne abbiamo. C'è sempre l'immagine del dito alzato, e molte volte c'è il suo cartiglio, cioè una striscia di carta, di stoffa, con la sua frase più famosa, che dice, altra parola che si dice in ogni messa, ecco l'agnello di Dio, perché così il Battista ha detto di Gesù. Dunque è il profeta della presenza del Messia. Però anche lui non si aspettava un Messia che inaugura e poi lascia il suo regno in via di costruzione. Non si aspettava un Messia, non ha fatto tempo neanche a vederlo, crocifisso, cioè condannato dalla storia. Questo non se lo aspettava nessuno, veramente. Nessun profeta, se non forse proprio un po' Isaia, si immaginava un Messia messo a morte dai peccatori. È una cosa molto difficile da pensare e anche per noi ancora da capire. Giovanni Battista aveva avuto lo Spirito Santo da Dio per vedere colui che sarebbe venuto a realizzare il giudizio. Il giudizio. La scure è posta alla radice degli alberi, cioè è tempo di potatura. Ogni albero che non dà buon frutto viene tagliato e gettato via. Egli, il Messia, pulirà la sua aia come fa un contadino col setaccio che tiene soltanto il grano e butta via a bruciare quello che non è commestibile. Raccoglierà il suo frumento nel granaio, ma brucerà la paglia con fuoco inestinguibile. Gesù è venuto a realizzare questo? Ha bruciato qualcuno Gesù? No, però era di Gesù che il Battista parlava e che la Chiesa ci parla, quando dice, di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti e il suo regno non avrà fine. Ecco, allora i cristiani sono gli uomini della venuta di Gesù alla fine dei tempi. Benedetto colui che viene non vuol dire soltanto benedetto colui che è venuto allora con la sua nascita. Benedetto colui che viene, colui che riempie di sé tutta la storia, che rende gli uomini pieni di speranza, di attesa e di impegno. Se dovessimo soltanto riunirci per celebrare un fatto del passato, guardate che anche il Natale sarebbe poca cosa. Qualche sentimento così della ricorrenza, qualche bella tradizione, buon cibo da mangiare, preparato con cura, ma non molto diverso sarebbe da un'altra festa del mondo, degli uomini, mettiamo, da una festa di compleanno, di anniversario. Il Natale, come tutta la liturgia della Chiesa, è un ciclo che di anno in anno ci avvicina alla venuta del Signore alla fine dei tempi. Di questa i cristiani sono in attesa. E per questo in un certo senso tutto il tempo della Chiesa è tempo di avvento, è tempo di introduzione alla venuta. Tutta la nostra vita è avvento, è andare incontro a colui che viene, benedetto colui che viene. Ecco, Giovanni non sapeva che Gesù avrebbe instaurato il regno non con le armi della giustizia divina, che può essere anche di condanna, non con le armi appunto dello Spirito Santo e il fuoco, anche se Gesù sicuramente ha parlato mediante lo Spirito Santo e le sue parole come fuoco sono incise in modo da giungere fino a noi e a tutte le generazioni.
Giovanni si aspettava una giustizia immediata. Il figlio dell'uomo farà la giustizia quando instaurerà il suo regno alla fine dei tempi. Possiamo avere in mente il bellissimo affresco di Michelangelo nella Cappella Sistina, dove c'è questo Cristo col braccio alzato che divide i giusti alla sua destra e i reprobi alla sua sinistra, come gli agnelli e i capri, secondo la parabola. Gesù farà questa divisione e ci auguriamo che siano più le pecore dei capri, ci auguriamo che tutti gli uomini siano trovati in qualche modo pronti alla sua venuta. Questa è la conclusione che volevo dire, come ci si prepara al Signore che viene, e ripeto, non che è venuto soltanto, sarebbe troppo poco, ma che viene. Ci si prepara accogliendo il suo regno e dando frutti di conversione. Di questo penso che parlasse Giovanni quando dice ogni albero che non dà buon frutto viene tagliato e buttato nel fuoco. Noi cerchiamo di dare buon frutto con la nostra vita. Cerchiamo di mostrare al Signore che a questa parola abbiamo creduto, che della sua venuta siamo in attesa e non ci comportiamo così spensieratamente, distrattamente, come se il mondo non avesse un Signore, come se il mondo fosse nostro e non avesse qualcuno a cui sarà riconsegnato. Il mondo non è nostro, la nostra vita non è nostra e il Signore ci vuole capaci di dire questo, di pensare questo, non solo, dicevo, nel tempo di avvento, ma in tutta la nostra vita, che è un grande avvento, che è un grande andare incontro a colui che viene. Il Signore ci vuole capaci di dire alla fine della giornata, come i servitori della parabola dei talenti, tu mi hai dato, io ho fatto fruttificare, ho lavorato, ti do altrettanto. E guardate, Gesù, il Padre, anzi, non avrebbe bisogno del nostro lavoro, potrebbe da solo fare tutti i frutti, produrre tutti i frutti che vuole, come è stato al principio, ma vuole che con la nostra collaborazione attiva il regno cresca fino alla fine dei tempi. E questa è la differenza tra il modo in cui attende il regno l'umanità e lo attende il resto della creazione. L'umanità è responsabile del regno che viene. A noi è affidato questo seme che Gesù ha piantato, che vive nella sua Chiesa e che deve crescere fino alla sua venuta nella gloria.